320.000 euro. E intanto la Corte Costituzionale ha abolito la legge che vietava la fecondazione eterologa e ci spiega tutto Marina Dalcelli. Marina. È una svolta davvero per chi vuole avere un figlio, problemi di sterilità e non ci riesce. Ora si potrà ricorrere a un donatore esterno di ovuli e di spermatozoi. Il divieto di fecondazione eterologa, cioè di una persona esterna alla coppia che dà il seme, è incostituzionale, lo ha stabilito la Consulta, che ha dichiarato illegittima quella norma di legge, la legge 40 del 2004, che vietava appunto il ricorso a un donatore esterno. È una svolta, come dicevamo, per il nostro paese. Esultano le associazioni dei radicali che da tempo propendevano per l'ok all'eterologa, condanna questa decisione invece il mondo cattolico, è intervenuta Famiglia Cristiana dicendo che questa è una sentenza shock, si tratta di una follia italiana. Per il ministro della Salute Lorenzin dovrà intervenire il Parlamento perché la mancanza di una legge lascia un vuoto profondo, manca una normativa soprattutto che regoli l'anonimato dei donatori e il diritto dei bambini che nasceranno ad essere informati su chi saranno i loro genitori. È una cosa non di poco conto. A te, Angelo. Certo, grazie.